Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di chirurgia robotica del surrene e lo faremo insieme al dottor Serafino Vanella, che ancora una volta è in collegamento con noi da Avellino. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore, lei è sempre così gentile. Quindi, cosa sono i surreni e a che cosa servono? I surreni sono due ghiandole pari che si trovano sopra i reni. Hanno delle funzioni molto importanti, sono costituiti da una zona corticale e da una zona midollare. Svolgono delle funzioni fondamentali per lo stress, per la regolazione dell'equilibrio cardiovascolare e per la regolazione del metabolismo. Dottore, nell'ambito delle patologie del surrene, quali sono le indicazioni all'intervento chirurgico? Le indicazioni sono rappresentate dalle ipersecrezioni ormonali, a eccezione della secrezione lieve autonoma di cortisolo, le patologie sospette neoplastiche o francamente neoplastiche, dopo discussione da parte di un team oncologico pluridisciplinare, mentre per le neoplasie di piccole dimensioni, senza sospetto di malignità e senza segni di ipersecrezione, si può fare l'osservazione clinica nel tempo. Dottor Vanella, come si arriva alla diagnosi di una neoplasia surrenalica? Allora, ovviamente per la diagnosi è molto importante l'anamnesi, l'insorgenza di due tipi di patologie insieme in una persona giovane che prima stava in buona salute, come per esempio l'ipertensione e il diabete, sono sicuramente un campanello d'allarme. Ovviamente molto importanti sono i test di imaging e i test urinari e serici di controllo della secrezione ormonale. Spesso però la diagnosi è incidentale e si riscontra una neoformazione surrenalica durante l'esecuzione di un TAC per altro motivo. La TAC fa da principe nella diagnosi di neoplasia del surrene. Ci dà indicazioni molto importanti sia per quanto riguarda la densità, perché c'è un cutoff di 10 nelle unità ASPID che ci fa propendere verso la benignità o meno di una lesione. Inoltre ci dà delle caratteristiche in base a quello che è l'assorbimento del mezzo di contrasto e quello che è il suo rilascio e poi le caratteristiche di rapporto con gli organi vicini. Inoltre, molto importante nel caso di anamnesi positiva per malignità, la PET, che ha una sensibilità, una specificità molto elevata, e soprattutto quando si utilizza il rapporto di assorbimento tra il surrene e il fegato. Anche nella ipersecrezione ormonale di adrenalina e noradrenalina ci può essere un'ipercaptazione alla PET. La biopsia surrenalica invece è raramente necessaria. Può essere utile nel caso di sospetto di metastasi oppure nel sospetto di linfomi o ancora in patologie microbiologiche rare come la tubercolosi o le infezioni fungine del surrene. Mentre per il tumore primitivo del surrene risulta scarsamente utile perché ha una bassa sensibilità e inoltre è a rischio di disseminazione durante il prelievo. Per cui per la diagnosi di neoplasia primitiva del surrene bisogna utilizzare delle tecniche non invasive. Dottore, per quanto riguarda l'ipersecrezione ormonale surrenalica, come si fa la diagnosi? I test urinari e i test sul sangue sono fondamentali. È importante sapere che ci sono molti farmaci che possono creare dei falsi positivi, sia per quanto riguarda gli antipertensivi, sia per quanto riguarda gli antidepressivi. Quindi è opportuno sostituire questi farmaci con altri che non hanno delle influenze su questo screening ormonale almeno 2-4 settimane prima di eseguire lo screening ormonale. Per quanto riguarda lo screening, esistono due grandi scuole: o il dosaggio a tappeto di tutti quelli che sono gli ormoni coinvolti nel metabolismo del surrene, oppure quelli che sono dei test mirati in base a quella che è la clinica del paziente. Allora, se si tratta di un paziente che ha un'ipertensione, un deficit di potassio, può essere molto utile andare a studiare quella di ipersecrezione di aldosterone. In tutti i pazienti andrebbe fatto un test a desametasone, proprio perché le problematiche legate all'ipersecrezione di cortisolo sono le più frequenti.
Se alla TAC si ha una densità elevata della massa suprarenalica, ci si può orientare verso quella che è un'ipersecrezione di adrenalina e noradrenalina, quindi andare a testare sulle urine quelle che sono le metanefrine e normetanefrine. Nel caso ovviamente ci siano delle variazioni nel test al desametasone, si può eseguire ovviamente una curva di cortisolo e ACTH per andare a studiare quelle che sono le ipersecrezioni della corticale del surrene riguardante il morbo di Cushing. Dottore, si può utilizzare la chirurgia robotica per la chirurgia del surrene? La surrenectomia mini-invasiva laparoscopica rappresenta ormai il gold standard per la chirurgia del surrene, sia per quanto riguarda la riduzione del dolore, la riduzione della degenza ospedaliera, una più rapida ripresa funzionale. La chirurgia robotica si è pian piano inserita come alternativa alla chirurgia laparoscopica. La chirurgia del surrene è una chirurgia molto delicata, in ambiti ristretti, con delle strutture vascolari anatomiche molto delicate, per cui la piattaforma robotica, con quella che è la sua magnificazione, quelle che sono la libertà di movimento notevolmente più elevata, rappresenta una valida alternativa per il chirurgo per il trattamento delle patologie surrenali. Dottore, ci sono delle differenze tra la surrenectomia robotica e quella laparoscopica? I risultati della chirurgia laparoscopica e robotica del surrene sono sovrapponibili. I vantaggi della chirurgia robotica nel surrene si vedono soprattutto nei casi complessi, nei pazienti obesi, nelle ipersecrezioni ormonali e nelle neoplasie di grandi dimensioni. Per concludere, dottore, l'approccio robotico può essere usato per i tumori maligni del surrene? Le neoplasie surrenaliche sono delle neoplasie molto aggressive. La sopravvivenza dipende da una chirurgia eseguita in maniera meticolosa, in maniera completa, con l'asportazione anche del tessuto adiposo della loggia surrenalica e dei linfonodi loco-regionali. Fino a qualche tempo fa le linee guida sconsigliavano l'utilizzo della laparoscopia e delle tecniche mini-invasive per i tumori del surrene, soprattutto quelli superiori ai 6 cm. I risultati di molti studi che hanno mostrato la sicurezza delle tecniche mini-invasive dal punto di vista oncologico anche per la chirurgia del surrene hanno permesso una rivalutazione di queste linee guida. E infatti recentemente la Società Europea di Chirurgia Endocrina ha consigliato l'utilizzo delle tecniche mini-invasive anche per le neoplasie maligne del surrene di stadio 1 e 2, anche di grandi dimensioni. I risultati della chirurgia robotica negli studi eseguiti per i tumori del surrene hanno dato degli ottimi risultati, perché anche i risultati a lungo termine per le tecniche mini-invasive riguardo ai risultati oncologici sono molto promettenti, per cui la chirurgia robotica rappresenta una valida alternativa anche per le neoplasie maligne del surrene. Ovviamente ci sono molti studi scientifici in corso. In conclusione, la chirurgia robotica del surrene è una chirurgia sicura, se eseguita ovviamente in centri ad alto volume, con esperienza in chirurgia robotica e in chirurgia surrenalica. È una chirurgia che richiede un'equipe preparata, dove dall'anestesista al chirurgo, agli infermieri, a tutta l'equipe operatoria c'è una coordinazione importante per l'esecuzione dell'intervento. È ovviamente molto utile nelle neoplasie di grandi dimensioni, nei soggetti obesi, in soggetti che hanno avuto già interventi chirurgici addominali e in tutti i casi complessi. Ovviamente la possibilità di eseguire delle tecniche mini-invasive in casi complessi ha dei vantaggi incommensurabili per i pazienti. Grazie. Grazie a lei, dottore, grazie sempre per la sua presenza qui. Per noi è un vero privilegio. A presto. Grazie, buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.